Tante volte l'eternità che c'è in Dio viene rappresentata con un banchetto imbandito di vini eccellenti, di cibi succulenti. È sicuramente qualcosa di desiderabile al quale tutti vorrebbero partecipare. Ma sedere a questo banchetto, per sedere a questo banchetto, bisogna essere stati invitati. Bisogna accettare l'invito e avere determinate caratteristiche, essere in certe condizioni accette al re del banchetto. Gesù, allora, comprendiamo, si serve di nuovo di una parabola, si sta rivolgendo ai capi dei sacerdoti, ai farisei, e sta richiamando la simbologia del banchetto, facendo notare loro che essi, in maniera assolutamente insipiente, hanno rifiutato il banchetto, hanno detto di no al Signore per diversi motivi. E in questo modo si sono autoesclusi dalla festa che il Signore ha preparato per tutti i suoi amici. Gli hanno voltato le spalle. Attraverso questa parabola, come abbiamo sentito anche nelle domeniche precedenti, il Signore vuole aiutarci a ritornare a Lui, a non comportarci come quegli ingrati invitati e ad avere il giusto atteggiamento per poter degnamente partecipare a quella festa. Perché questo re fa un banchetto? Fa un banchetto per le nozze, per il figlio, cioè intende dare l'opportunità agli invitati di stare con il figlio, di godere della sua presenza, della sua amicizia. Un'occasione bella, privilegiata, speciale. E badate bene, ci sono dei servi, sono intermediari che si fanno portavoce per estendere il suo invito. Gli invitati, sicuramente persone conosciute al re e probabilmente familiari, amici e sudditi, uno alla volta declinano questo invito. Siamo noi, questi invitati, chiamati a partecipare alla gioia, all'abbondanza che promana dal Signore. È tutto preparato, preparato con cura, nei minimi dettagli, una sovrabbondanza di vita, di grazia per noi, per suoi amici, noi che siamo suoi amici, suoi commensali. Ma quelli non se ne curarono. La stessa indifferenza che a volte noi cristiani manifestiamo nei confronti dell'Eucarestia, nei sacramenti, nelle scelte di fede. Egli ci vuole come amici, desidera che noi partecipiamo alla sua gioia, alla sua pienezza di vita, ma noi siamo presi da tutto il resto. Abbiamo tante urgenze, tante cose da assolvere che ci annebbiano la bellezza di quello che è più importante. Spendiamo una vita intera a fare e disfare, a cercare di ottenere sempre di più, e tante volte non siamo mai contenti. Non ci sembra mai il tempo adatto per aderire all'invito del Signore. E poi, alla fine, c'è quella questione dell'abito nuziale. Chi invece, chiamato ad uscire dai vicoli ciechi e dagli angoli angusti dei propri fallimenti, viene spronato ad andare alla festa, non deve dimenticare un abito adatto. È dato stare al banchetto del re soltanto a chi è rivestito di Cristo, a chi ha rifiutato il male, il peccato, per aderire totalmente a Lui, il vero bene. Possono esserci due motivi quindi per cui uno si perde: o l'arroganza di credere troppo solo in se stesso, o per la mancanza di decisione nell'abbandonare l'abito vecchio per essere unicamente rivestito di Cristo. Entrambe queste categorie sono responsabili della propria perdizione. Siamo liberi,
Sì, siamo liberi di aderire o meno all'invito. E se decidiamo che non ne vale la pena, dobbiamo accettarne le conseguenze. Ma se decidiamo di farlo perché ne vale la pena, deve avvenire però in maniera sincera, totale, non mettendo delle pezze sul vestito vecchio, ma vestendo quello nuovo. Vorrei proprio soffermarmi su questo ne vale la pena oggi. Ne vale la pena di aderire all'invito che il Signore ci fa? Certo che ne vale la pena. E proprio su questo sì, ne vale la pena che oggi vorrei dirvi, vorrei dire a Lui il mio grazie. Non è tempo di bilanci, quelli lasciamoli fare a Lui, perché è Lui che semina, è Lui che miete e noi sacerdoti siamo solo Suoi strumenti. Ma ne è valsa davvero la pena? Se non avessi incrociato i miei passi con i vostri, non avrei ricevuto tanto, perché tanto mi avete dato. Non posso allora non pensare prima di tutto, e a loro cui rivolgo il mio primo grazie, ai gruppi delle famiglie che, ricordo bene, spaventati di non avere più una guida, si sono spaventati ancora di più quando si sono sentiti dire che sarebbe arrivato un ex cappellano, ma ne è valsa la pena. Incontri sulla parola di Dio, confronti, pellegrinaggi, campi scuola, ritiri e molto altro ci hanno davvero confermato, insegnato come davvero la prima cellula fondamentale della Chiesa è proprio quella domestica, quella che in ogni modo stanno cercando di distruggere. A voi, care famiglie, il mio primo grazie, perché mi avete fin da subito accolto, mi avete voluto bene e avete fatto in modo che nelle vostre case, in ogni serata, non mancasse l'abito nuziale a nessuno. Ma da bravo prete Missanel non posso non menzionare la piccola e vivace frazione che mi è stata affidata. Proprio quel ne vale la pena, quante volte è risuonato nei muri di quell'oratorio, quando per banale incomprensione, io ero il primo, veniva la voglia di lasciar perdere tutto, eppure tutte le volte il Signore è riuscito a far sentire la sua voce attraverso persone, accadimenti, e insieme ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Ne è valsa la pena. Nel mondo di Milzanello non posso dire un grazie ai ragazzi piccoli e grandi del Crest che mi hanno aiutato, oltre che immancabilmente a farmi perdere la voce nei mesi estivi, a prendermi a volte un po' meno sul serio. Anche Porzano, complice Don Alberto, non ha mai fatto mancare la sua presenza e amicizia attraverso alcune persone e alcune famiglie. Ma un pensiero poi non può mancare per i miei nonni, i miei malati, che più o meno regolarmente ho visitato e che mi stanno ascoltando via radio. Mi hanno chiamato in questi giorni in tanti. Molti di loro non li ho più visti a causa del coronavirus, ma i loro volti sono bene impressi in me e le loro preghiere sono quel prezioso abito che mi accompagna ogni giorno. Non ultimi di importanza, è chiaro, i sacerdoti che hanno condiviso con me questi anni. C'è anche Don Riccardo, presente spiritualmente, ma sapete che è tornato dall'America, quindi deve farsi la quarantena a casa. Se dovessero chiedermi cosa sia l'amicizia sacerdotale, io risponderei con i loro nomi, risponderei con la loro presenza, risponderei con i loro tratti. Mi chiederete ancora se ne valsa la pena farsi una capatina a Leno ultimamente in questi 4 anni.
Sì, lo dico forse anche un po' egoisticamente, ma davvero ribadisco sì. Perché ho tanto guadagnato sia spiritualmente che umanamente. Caro Don Alberto, a te consegno ciò che ho fatto. Ti passo il testimone. Vedrai, ne varrà la pena. Ma ora tocca a te correre. Ripeto, consegno ciò che ho fatto, non ciò che sono. Per dire non a lui, ma a voi, cari lenesi, che c'è lui, con i suoi pregi, i suoi difetti, come ciascuno di noi. Ma è il Signore che lavora. Sono sicuro che saprà trarre anche lui dal tesoro del Signore cose antiche e cose nuove. Allora, ne è valsa la pena prendersela per stupidaggini, passare notti in chiesa per renderla bella per le solennità, continuamente fare corsi per fidanzati se poi tanto scampa un anno dopo tanto i salasso, organizzare Grest, ristrutturare l'oratorio, le suppellettili della chiesa di Milzanello, fare riunioni su riunioni, incontri di preghiera al quale tanto poi partecipano sempre i soliti. Sì, ne è valsa la pena. Con un po' di presunzione lo so, ma oggi mi sento rivestito di quell'abito di cui parla il Signore e mi piace pensare, immaginare che quell'abito siete proprio voi. Tanti piccoli fili intrecciati per un tessuto prezioso che avvolge la mia vita. Questa è una grande forza. Sì, un tesoro prezioso che vale la pena di possedere. Oh, non è possibile oggi spiegare tutto quello che ho vissuto e le belle e stabili relazioni che sono nate. Ma mi piace pensare che tutto ciò che abbiamo costruito nel nome del Signore non andrà mai perso, perché è sigillato dal suo nome, dal suo amore. E rimane per sempre questo, come un ricco e gioioso banchetto, senza fine. Ringrazio il Signore davvero perché ci ha fatti incontrare e insieme crescere almeno un po', poco sì, ma siamo cresciuti insieme nel suo amore.